Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo video ti parlo degli ultimi aggiornamenti dell'assegno di inclusione di aprile 2024. Ci sono quattro novità da considerare che riguardano i pagamenti, SMS e IMSS, i centri per l'impiego, l'intelligenza artificiale e i servizi sociali. Innanzitutto ricordiamo che il primo incontro con i servizi sociali è obbligatorio per tutti, anche per chi è escluso o esonerato dagli obblighi dell'ADI. Questo incontro serve per determinare quali componenti del nucleo familiare hanno o non hanno obblighi attraverso un'analisi specifica. Questo appuntamento va fatto entro 120 giorni dal PAD, patto di attivazione digitale del nucleo familiare. Ma per le domande di ADI presentate entro il 29 febbraio ci sarà una piccola proroga e in virtù di questa proroga IMSS e Ministero del Lavoro hanno iniziato ad aggiornare anche il conto alla rovescia del primo appuntamento che si trova sulla piattaforma SISL. E questo è valido anche se al momento stanno arrivando diversi SMS da parte di IMSS per la scadenza dei 120 giorni. Per sicurezza, controllate sempre cosa risulta dalla piattaforma SISL. La seconda novità riguarda l'obbligo di attivazione lavorativa. Quest'obbligo interessa alcune persone tra i 18 e i 59 anni che hanno responsabilità genitoriali, come genitori o tutori di minorenni, e che non hanno altre motivazioni di esclusione, come carichi di cura, lavoro o studio. Dopo il primo incontro con i servizi sociali e dopo l'analisi multidimensionale, chi rientra in questa categoria dovrà sottoscrivere un patto di attivazione digitale individuale, cioè personale, e incontrare i centri per l'impiego entro 60 giorni per sottoscrivere o aggiornare il patto di servizio personalizzato. Se non rispettiamo queste scadenze, rischiamo la sospensione del beneficio. Tenete d'occhio la piattaforma SISL. E infatti, per alcuni di quelli che hanno già fatto il primo appuntamento presso i servizi sociali, si sta passando a questa fase 2. A breve comunque realizzeremo un approfondimento specifico sull'attivazione lavorativa, perciò iscriviti se non vuoi perderlo. La terza novità riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale per facilitare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. In particolare questa AI interessa chi riceve ADI e SFL. L'intelligenza artificiale analizza i curriculum e le offerte di lavoro per migliorare le corrispondenze. E mi piacerebbe sapere cosa ne pensi tu a riguardo. Secondo te sarà utile questo servizio di intelligenza artificiale oppure non servirà nemmeno questo a risolvere i problemi del lavoro in Italia? Fammelo sapere nei commenti. Infine, le date di pagamento dell'assegno di inclusione di aprile saranno il 16 e il 26. Queste date sono particolarmente importanti per le domande sospese a causa dei controlli aggiuntivi, specialmente per le condizioni di svantaggio. E per ora direi che è tutto. Al prossimo aggiornamento. Ciao!